Dobbiamo affrontare un testo che normalmente noi conosciamo attraverso dei raccontini che forse abbiamo appreso al catechismo. Qualcuno dirà: beh, meno male che li abbiamo appresi al catechismo, perché oggi i ragazzi strave qua non li apprendono. Però in questo caso è meglio. È migliore la situazione dei ragazzi, perché almeno sotto questo profilo non sono contaminati, noi invece siamo già contaminati, cioè siamo male impostati. E questa mattina io dovrò fare insieme con voi una riflessione per disintossicarvi da questa brutta impostazione e reimpostare, con ciò che già conoscete, un discorso più approfondito. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del libro di Daniele, un libro un po' strano, poi capiremo anche perché, e soprattutto un libro molto misterioso. Ancora oggi molti punti di domanda non sono stati sciolti, nonostante gli studi, nonostante 2000 anni di cristianesimo, nonostante quasi 4.000 anni di ebraismo, il libro di Daniele permane ancora con alcune zone d'ombra. La prima zona d'ombra è questa. Se noi invece di essere ligi alla Chiesa Cattolica, che legge il testo di Daniele secondo la presentazione che ne fa il testo dei 70, fossimo invece o ebrei o liberi pensatori e leggessimo il libro di Daniele secondo l'originale ebraico del testo ebraico TH, Textus Ebraicus, ci accorgeremo che c'è una grossa differenza fra il libro di Daniele che è scritto in ebraico è il libro di Daniele che è scritto in greco. La prima grossa differenza sta nella collocazione. Gli ebrei avevano suddiviso la Tanakh, la Bibbia, in tre grandi blocchi. Tanakh, Torah, Nebi'im, Ketubim, la legge, i profeti, gli scritti, kadab, scrivere, abbiamo fatto di sopra 10 minuti fa. Ketubim sarebbero gli scritti, perché katub è il participio passato, quindi passivo, katub scritto, ketubim scritti. Il libro di Daniele appartiene agli scritti. Gli scritti cosa sono? Sono i testi biblici tardivi, gli ultimi. Quindi trovate Esdra, Neemia, il libro delle cronache, trovate Daniele, trovate Giona. Trovate Ester. Dunque troviamo questo libro fra gli scritti, fra virgolette, giovani, e per il mondo ebraico meno importanti. Questo è il primo problema. Perché? Perché nel testo dei 70, nella traduzione greca, voi lo trovate come quarto profeta maggiore. Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. Poi trovate i 12 profeti minori. Come mai in ambito palestinese il libro di Daniele non viene preso in considerazione, appartiene agli straccetti della Bibbia, mentre nel testo dei 70 è uno dei pezzi fondamentali dei profeti, il quarto profeta maggiore. Un tentativo di risposta è stato dato secondo questa linea. Quando nel mondo ebraico palestinese
hanno dato questo ordine ai libri biblici, non c'era più la persecuzione contro gli ebrei in Palestina. Mentre invece, quando è stato dato l'ordine dei libri ad Alessandria d'Egitto, gli ebrei erano ancora in stato di persecuzione. E voi dite, cosa c'entra questo problema? C'entra sì, perché il libro di Daniele presenta il nostro eroe, Daniele, in una situazione di persecuzione. Questo è un dato molto importante e ha fatto sì che nell'ambito della diaspora il libro di Daniele diventasse un libro modello per saper vivere la fede nei momenti difficili. Siccome questi momenti difficili in Palestina, quando hanno strutturato il canone, non c'erano, lo hanno calcolato come un libercolo giovane e basta. Mentre invece ad Alessandria d'Egitto lo hanno calcolato sì un libro giovane, ma estremamente eloquente per la situazione che stavano vivendo. E quindi un libro con una grossa autorità. Dunque, questo spiegherebbe la doppia collocazione. La collocazione fra i Ketubim nel canone palestinese, la collocazione tra i profeti nel canone dei 70 o canone alessandrino, egiziano alessandrino. E fin qua un punto di domanda lo abbiamo anche sciolto. Ma c'è purtroppo un secondo punto di domanda. Provate ad andare alla linea 19. Adesso capite perché i biblisti devono sapere alcune lingue orientali. Un libro scritto in tre lingue. Perché i primi due capitoli sono scritti in ebraico. Poi altri 5-6 capitoli sono scritti in aramaico, con intromissione in greco. Poi torna l'ebraico, capitolo dal 9 al 12, e poi torna il greco. Se non le sapete tutte e tre, voi questo libro non lo leggete. Ci fermiamo lì un momento. Questo libro senz'altro ha avuto le parti greche aggiunte ad un libro originale di Daniele già bello e confezionato in lingue semitiche. Quindi il libro originale di Daniele è in ebraico, aramaico, ebraico, a cui sono state aggiunte delle parti greche in un secondo momento, introiettandole nella zona aramaica e collocando il resto in ambito finale. Il greco dunque non fa problema perché appartiene a una tradizione orale posteriore. Ma ci si chiede come mai la doppia lingua, ebraico-aramaico, ebraico. È uno degli enigmi del libro di Daniele. Non si sa. E non è che al capitolo secondo, versetto 4a, si chiude un tipo di discorso e nel 4b si apre un altro tipo di discorso. Assolutamente, il discorso continua logicissimo. Così pure alla fine del capitolo settimo, non è che ci sia uno iato, per cui al capitolo 8, non 9, quindi alla linea 21 c'è un errore, lì bisogna mettere 8, non 9, 9, 12, bisogna mettere 8, 12. Non è che al capitolo 8 inizi un discorso diversissimo
da quello appena abbandonato in lingua aramaica. È un discorso che continua. Allora, noi abbiamo una omogeneità di contenuto tra il capitolo primo e il capitolo 12, proprio c'è un'omogeneità che ricorre molto bene, ma improvvisamente c'è questa spaccatura, non lo sappiamo. C'è un'ipotesi, come tale ve la do, ma non è soddisfacente. All'epoca in cui viene scritto questo libro di Daniele, siamo nella persecuzione di Antioco IV Epifane, quindi siamo fra il 168 e il 164 avanti Cristo, l'ebraico non era più una lingua parlata. Era una lingua conosciuta solo dai dotti. L'aramaico invece veniva parlato da tutti. Ora, se noi osserviamo, soprattutto nella prima parte ebraica, noi abbiamo l'inquadratura storica. Che lascia trasparire non il dato narrato, ma il dato narrante. Giuseppe Verdi, il Nabucco. Qual è il dato narrato? L'esilio degli ebrei a Babilonia per opera di Nabucodonosor, da qui il titolo Nabucco. Ci siamo? Ma il dato narrante era l'Italia sotto il giogo austriaco. Allora, si prendeva come pretesto la narrazione di un episodio antico per dire attraverso questa narrazione ciò che succede al presente. Mi spiego? Bene. Nei primi capitoli, nei primi due capitoli, anzi un capitolo e quattro versetti del libro di Daniele, si allude a questo gioco. Si presenta il dato narrato, cioè si dice che all'epoca di Nabucodonosor c'era questo Daniele con altri tre amici che vivevano a corte e non volevano mangiare carne, mangiavano solo legumi ed erano più floridi degli altri. Ma si capisce al volo che lì il problema qual è? Il problema è quello del cibo puro o del cibo impuro, che è un problema scoppiato proprio con la persecuzione di Antioco. Prima non c'era. Gli ebrei prima mangiavano salami a tamburo battente come tutti. Nel post-esilio si è cominciato a stabilire quali erano i cibi puri e i cibi non puri, gli animali puri e gli animali non puri. Se voi andate a casa e avete la Bibbia a portata di mano, provate a leggere il capitolo, la fine del capitolo 6 del libro della Genesi e l'inizio del capitolo 7 del libro della Genesi. È interessantissimo perché si tratta di un episodio molto conosciuto, è l'inizio del diluvio universale. E c'è il Padre Eterno che si contraddice. Alla fine del capitolo 6 il Padre Eterno dice a Noè: prendi una coppia per ogni specie di animale e la carichi sull'arca. Siamo alla fine del capitolo 6. All'inizio del capitolo 7 il Padre Eterno perde la memoria a distanza di 5 versetti e dice a Noè: prendi 7 coppie di animali puri e una coppia di animali impuri. È chiaro che questo testo, l'inizio del capitolo 7, è un testo cosiddetto spurio, cioè è una glossa, è un'aggiunta successiva
ad un racconto antico, molto antico, dove si parlava di una sola coppia di animali. Voi fate l'esame dell'inizio del capitolo settimo e vi accorgete che questo testo appartiene alla fonte sacerdotale, alla fonte P, che nasce durante l'esilio e poi alla fine, all'inizio del post-esilio, diventa la teologia dominante. Quindi lì abbiamo già la distinzione fra animali puri e animali impuri. Voi sapete che i discepoli non sono intelligenti come i maestri e sono un pochettino più cretini. Altro è San Tommaso d'Aquino, altro sono i tomisti, altro è il Concilio di Trento, altro sono i teologi successivi che ci hanno devastato il Concilio di Trento. Ma più o meno possiamo dire la stessa cosa per il Vaticano II. Dio strafulmini dogmatici perché ce l'hanno rovinato. Ma non importa, noi vogliamo bene i dogmatici lo stesso. La stessa cosa è successo allora, altro sono i grandi teologi sacerdotali che hanno iniziato questa corrente di pensiero, altro sono gli epigoni, che sono un disastro, sono i padri dei farisei. Quindi la scuola sacerdotale è una scuola seria. Gli epigoni sono un disastro, immaginatevi i farisei che cos'erano. Capite perché Gesù ce l'aveva a morte. Per cui dagli animali puri si è passati poi, dagli animali puri e impuri, si è passati poi ai gesti puri o impuri, alla situazione di purezza o non purezza della persona, ai cibi. Siamo in un'epoca molto tardiva allora. Questo è il problema che viene posto nel primo capitolo di Daniele. Problema dei cibi puri o impuri. È una specie di input che l'autore vuol dare al lettore per dire renditi conto in che situazione storica, di quale situazione storica io voglio parlare. Apparentemente ti parlo dell'epoca del V secolo. Di fatto ti voglio parlare dell'epoca del secondo secolo, cioè la nostra epoca contemporanea, perché quello è il periodo in cui viene scritto il libro di Daniele. Se per davvero chi scrive questo libro fosse del V secolo avanti Cristo, cioè dell'epoca dell'esilio, questo problema all'epoca dell'esilio non c'è, non esiste, perché è un problema enormemente tardivo. La lettura dunque di questo testo è la chiave di volta per capire di che cosa si sta parlando. Si sta porgendo un dato narrato che riguarda l'epoca dell'esilio, ma si sta suggerendo a bassa voce al lettore, guarda che il dato narrante è quello di oggi, quindi fai i traslochi debiti. Il mondo ebraico ha questi trucchi, cioè avvisare il lettore in maniera soffice, delicata, in modo che se il lettore è intelligente coglie, se non è intelligente va avanti come un somaro e pensa di leggere episodietti che riguardano l'epoca dell'esilio. Abbiamo già visto in altre occasioni altri testi che hanno questi imbrogli. Primo capitolo della Genesi è un imbroglio tutto intero, completo, bello, simpatico. Tu leggi il testo come se fosse la narrazione della creazione, pari alla creazione della torta che stai facendo, un po' di farina, un po' di acqua, un po' di uovo, un po' di lievito e via fuori la torta. E così più o meno ha fatto il Padre Eterno all'inizio. Prende, lo metto, no? Lo modella come fosse un pupazzo e tu dici, beh, questo lo sono capace di farlo anch'io. Poi il Padre Eterno soffia, tu soffi, non succede niente, e dici, vabbè, io sono un uomo, lui era Dio, ma la cosa, insomma, più o meno va così. Invece no, l'autore fin dall'inizio ti sbanca e ti dice, non pensare a queste cose con lo stesso criterio con cui tu vivi la tua esperienza di manipolazione del reale.
E te lo dice in maniera molto sottile. Prima Dio crea la luce e nel quarto giorno crea le lampadine. Cosa innaturale, perché la luce non c'è senza fonte di energia. Però uno che non sta attento a questa piccola avvertenza legge tranquillo e pensa che il Padre Eterno abbia fatto tutto in 6 giorni, abbia manipolato la realtà così e via discorrendo. Abbiamo già visto anche il libro di Giuditta, dove Nabucodonosor, secondo il libro di Giuditta, avrebbe dovuto regnare a Ninive sugli Assiri, mentre giammai questo è successo. Nabucodonosor regna sui Babilonesi e Babilonia. Ninive non c'era più e gli Assiri erano semplicemente il popolo sottomesso. Va bene. Qui invece in Daniele c'è questo espediente. Spiegherebbe in parte il perché abbiamo la tripartizione in 2 lingue, ebraico, aramaico, ebraico. Mentre la parte aramaica narra nella stragrande parte del testo episodi di testimonianza, quindi una situazione difficile per il credente, il credente rimane fedele alla sua fede e alla gente questo andava bene saperlo, i capitoli 8, 9, 10, 11 e 12 invece narrano dei sogni che Daniele ha avuto, che riguardano invece una specie di profezia ex eventu. Buonanotte il secchio. Daniele fa finta di essere quello schiavo diventato persona importante alla corte regale di Babilonia e dice: fra 70 settimane d'anni capiterà questo, questo e questo. Ma dall'esilio più le 70 settimane d'anni significa cadere nell'epoca di Antioco IV Epifane. Daniele profetizza apparentemente ciò che succederà. Di fatto l'autore sta narrando ciò che sta succedendo. Mi spiego? Allora il dato narrato è una profezia. Il dato narrante è una descrizione, ma è una descrizione un pochettino cattiva. Non tutti la devono conoscere. Si scrive in ebraico. È come se oggi noi scrivessimo un libro con il primo capitolo in latino, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo in italiano, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo in latino. Invece il tredicesimo e il quattordicesimo lo faremmo in Veneto Friulano. Più o meno è questo. Allora, il Veneto Friulano tutti lo capiscono, non c'è problema. C'è un po' di difficoltà all'inizio a leggerlo, ma poi ci si abitua e si capisce. L'italiano lo comprendiamo subito perché è la nostra lingua della cultura personale. Il latino, la stragrande maggioranza della gente sarebbe esclusa. Mentre invece noi potremmo pian piano decifrarlo, perché possiamo leggerlo e tradurlo frase per frase in questa sede. Ecco, più o meno questa ipotesi dice così. Ci sono delle cose delicate che non tutti dovevano conoscere, ma dovevano essere lasciate in mano a chi poteva spiegare qualche cosa del libro di Daniele alla gente semplice, per questo viene scritto in ebraico. Quello che riguarda la seconda parte, quella della linea 21, siccome si tratta di una interpretazione anti-Antioco IV di tutto ciò che sta avvenendo, se questo libro cade in mano agli emissari di Antioco IV, sono guai per gli ebrei. Perché è come se noi qui raccontassimo la barzelletta, ipotesi, non è vero quello che vi sto per dire, è chiaro? È chiaro che non è vero, ma ve la dico lo stesso. Ammettiamo di essere in un regime berlusconiano.
che sia un regime, no? Che sia una repubblica, una democrazia. E allora nasce questa barzelletta. Padre Eterno sta creando i popoli e ogni popolo dà due qualità. Crea il popolo italiano e gli dà le qualità di essere onesto, intelligente e di votare Forza Italia. Allora l'Arcangelo Gabriele dice: Padre Eterno, hai sbagliato perché sono tre, non due. Allora il Padre Eterno ci pensa un momentino e dice: va bene, allora facciamo una legge morale per cui gli italiani possono adoperare solo due di queste tre qualità. Per cui, se è intelligente e vota Forza Italia, non è onesto. Se è onesto e vota Forza Italia, non è intelligente. E se è intelligente ed è onesto, non può votare Forza Italia. Mi sono spiegato. Una barzelletta del genere in epoca fascista avrebbe portato ovviamente in catapuia. Oggi forse lo spirito della satira riesce anche a farci ridere colpendo i potenti, ma ovviamente sapendo che è satira soltanto. Una cosa del genere, capite che è pericolosissima, in un regime durissimo. Ora, in un regime come quello di Antioco IV, che era paragonabile al regime direi più nazista che fascista, dare certe letture degli avvenimenti storici così come si trovano nei capitoli dall'8 al 12 voleva dire condanna a morte senza appello. Questo spiegherebbe perché è scritto in ebraico. L'ebraico era una lingua conosciuta solo dalle classi culturate della destra ultradestra ebraica. Quindi di tutte quelle forze culturali che erano anti-Antioco IV più arrabbiate. Perciò non c'era pericolo che qualcuno potesse diventare spia presso l'invasore dominatore. È un'ipotesi però, non abbiamo documentazione di questo. Queste cose che abbiamo detto era giusto che noi le conoscessimo per sapere a quale libro noi stiamo per accedere. Un secondo dato importante. Questo libro, dicevamo, è stato scritto durante la persecuzione di Antioco IV Epifane. Ai più qui presenti, questo signore non dice un bel niente. Sappiamo che è un persecutore, buonanotte insomma, e che il libro di Daniele è stato scritto durante la sua persecuzione. Beh, non basta. È giusto che noi impariamo a conoscere qual era l'ambiente, l'humus, il modo di pensare di queste situazioni.